Dato che finalmente è uscito nelle sale italiane grazie a Movie Inspired, anche se su uscito potrei far apparire un bel asterisco, dato che sono state nei momenti migliori 20 sale divise su tre città, senza neanche alcuni grandi centri italiani. Comunque, tecnicamente, adesso Benedetta e Polverove è uscito nelle sale italiane, quindi io vi posso parlare, perché sì, chiaramente il mio scopo negli ultimi anni è stato quello di essere la youtuber a livello mondiale con più video dedicati a Benedetta, vi posso finalmente parlare del libro che l'ha ispirato, di Judith C. Brown, che si chiama In Modest Stacks. E so cosa state pensando. Dai, Elisa, dici, dove lo trovo? Chi l'ha pubblicato in italiano? È stato pubblicato in italiano, ma come al solito, perché siamo sempre su questo canale pieno di info potenzialmente utili, ma è stato pubblicato anni fa da ES, se non ricordo male, e ma se leggete in inglese scorre molto bene. Tra l'altro, questa è l'edizione che aveva Polverove da anni, l'avevo già comprata, e quando lui faceva così e leggeva dei passaggi, ero lì, oh mio Dio, poi l'abbiamo anche scelto la stessa edizione, che buon gusto che abbiamo. Comunque, a parte i miei sfasi su io che ero lì a guardare Polverove durante la mia prima conferenza stampa canna, adesso la smetto di tirarmela. Vi consiglio vivamente, se leggete in inglese o avete modo di metterci mano via biblioteche o volete scrivere a qualche casa editrice e dire per favore ci ripubblichi qualcosa, di puntare su questo libro, perché l'anno scorso ho letto poco, ma questo è forse quello che mi ha lasciato più cose. E adesso, a un minuto e mezzo all'inizio di questo video, vi do l'informazione chiave. Tanti, praticamente tutti sono appassionati del podcast di Barbero, che poi podcast non è, sono lezioni che fa, mi sembra, Sarzana, Festival della Mente, e vengono messe lì 1 ora e 10, pum, e tu te le ascolti perché ha ritmo, perché ti sembra di vivere nell'epoca storica, perché ti dice cose interessanti, questo, quello, quell'altro. Questo libro è come un podcast di Barbero, e in più è ambientato in medioevo, medievalista, win-win. È strepitoso. Cos'è? È un libro di non fiction, uscito nel 1986, che parla della vera storia di Benedetta Carlini, che è la protagonista del film Benedetta. Il punto è, la amata Judith C. Brown, che non vorrei dire una scempiaggine, ma anche lei è queer, si trova nella ridente Toscana italiana, e a un certo punto in un archivio si imbatte in un documento strepitoso che era stato lì lasciato a prendere polvere da chissà quanto. Gli atti di un processo per atti morali, alert, stanno per arrivare le surine lesbiche. Una donna vissuta nel 1590, nata a Vellano, ma poi cresciuta, insomma, entrata in contatto in convento a Pescia, dove poi il film è stato anche girato, di cui sappiamo tanto, tantissimo. E come spiega la stessa autrice nel libro, è molto raro sapere tante cose di una persona che non sia un super nobile, un super persona importante a livello statale o ecclesiale, soprattutto di una donna di quest'epoca. E perché sappiamo tante cose di Benedetta? Un po' perché lei comunque era altolocata, ma non ricca, ricchissima. Fate una famiglia bene di oggi della provincia del centro Italia. Un po' perché Benedetta è stata protagonista di questo processo, di cui abbiamo tutte le carte, abbiamo anche tutte le trascrizioni, è un po' anche un legal drama, insomma, abbiamo tutte le trascrizioni di quello che lei ha detto, di quello che ha detto l'altra suorina potenzialmente lesbica, Bartolomea, e di quello che hanno detto i detrattori di Benedetta. E mettendo insieme tutta questa storia, ne esce la fantastica storia che viene raccontata nel film. Una cosa che ci tengo a dirvi innanzitutto è che il film, Polverove dice che è tutta la verità, niente altro che la verità. Beh, insomma, poi io ti voglio bene, ma diciamo che le parti, gli intercorsi sessuali tra le due sono effettivamente molto molto simili a quello che viene raccontato negli atti processuali che sono riportati nella seconda parte di questo libro. E voi direte, sì, ma allora nella prima parte di questo libro cosa c'è? C'è forse la parte migliore di In Modest Acts, che poi è la parte migliore del film di Polverove, ovvero tutta un'introduzione su perché la gente andava a farsi suore nel Medioevo, che noi pensiamo di sapere, ma poi si legge la prima parte di questo volume e si ha un ritratto della vita ecclesiastica e spirituale delle persone nel Medioevo molto lontano da quello che ci immaginiamo noi. Ah, credevano nella fine del mondo, creduloni. No, cioè, da una parte c'è la fede sincera, dall'altro c'è una spiegazione molto puntuale e precisa che apre gli occhi di un sistema politico, economico, sociale, che ruota attorno al mondo dei conventi. Per esempio, Benedetta va a Pescia perché lì il suo, che non era un super convento top, perché è anche un sistema classista, cioè
dentro il modello dei conventi c'è tutta la società del 1600. Ci sono la divisione in classi, perché Benedetta arriva ma non fa la sguattera, non pulisce le latrine, arriva con una dote che costa tanto a suo papà, tant'è che a volte ti costa di più mandare una figlia a fare la suora in un convento top che mandarla sposa a qualcuno. Ma perché la fai entrare? Perché nei conventi le donne e gli uomini delle grandi... uomini, va bene, le abbazie, ok, delle grandi famiglie esercitano il potere, scalano i gradi del convento e da lì poi gestiscono per esempio le offerte in cibo, in denaro, le doti che arrivano da una domanda incredibile di persone che vogliono entrare in convento. Quindi Benedetta sceglie Pescia perché lei lì in un convento un po' di periferia ma comunque figo è non una super VIP ma comunque qualcuno, mentre in un altro convento probabilmente non avrebbe neanche avuto il denaro necessario per entrare e avere la celletta tutta sua. Chi entra invece da parte delle popolane, diciamo, c'è grande varietà, ci sono ex prostitute, ci sono persone di fedi e religioni diverse che vogliono evitare di essere perseguitate, vedi gli ebrei, ci sono persone anziane che trovano una comunità nel convento, ci sono persone che credono veramente, e Benedetta sembra rientrare in quest'ultima categoria. Quindi già questa prima parte del libro è veramente illuminante, secondo me vale la lettura. E poi c'è tutta una parte che ho amato su una dettagliata disamina delle suorine lesbiche, nel senso di come Benedetta Carlini abbia scampato il rogo, perché no, non va esattamente come raccontato nel film, piccolo spoiler. E c'è questa parte bellissima che parla dell'omosessualità nella chiesa del 1500, 1600, 1700. Innanzitutto è stupendo leggere i pretini che commentano Sant'Agostino, e chiaramente, cioè, Sant'Agostino, prima di diventare quel bacchettone di Sant'Agostino, era ben un viveur, quindi sa di cosa sta parlando. Loro no, e a volte parlano degli atti sessuali e Judith si diverte tantissimo a citarli, facendo capire che hanno un'idea molto vaga, un po' come quando vedi quegli artisti rinascimentali a cui hanno spiegato vagamente cos'è una giraffa, un leone, e loro provano a disegnarla, ma si capisce che non ne hanno mai visto una dal vivo. Ecco, vi lascio immaginare cosa non abbiano visto dal vivo questi pretini. E quindi c'è questa difficoltà nella Chiesa di prendere una posizione precisa sull'omosessualità, in particolare femminile, prima perché le donne non hanno un'anima, almeno in questo periodo storico di Benedetta. E poi, perdonate la frase sculirile, ma vediamo di arrivare al sodo, se non c'è un membro virile smisurato, se non c'è un cazzo non si fa sesso. Questo era il punto della Chiesa, e quindi due donne che amoreggiano, due sorine lesbiche, non commettono peccato, primo perché non hanno un'anima, ricordiamocelo, e secondo perché senza il membro virile non è sesso e quindi non sono atti immodesti. E quindi ci sono dei momenti e dei posti in cui è molto più grave pescare un pretino, un fraticello a masturbarsi che due donne che fanno cose. E c'è questa lunga disamina divisa per paesi, momenti, in cui veramente è come tirare una moneta e tu puoi finire sul logo, venire imprigionato, venire torturato o pacchetta sulla spalla e vai, dai, sei stato un po' cattivo. Un po' perché l'omosessualità non è per niente codificata, cioè non come negli anni 90 che era una cosa un po' bizzarra per il pubblico generalista, veramente è anche difficile da concepire, e un po' perché l'universo femminile, altro che dolcemente complicato, è proprio, specie quello sessuale, neanche immaginabile per certe persone. E questo rende In Modest Acts fantastico, per questo vi consiglio di leggerlo. Poi ci sono gli atti processuali da leggere, che sono resi con un linguaggio molto immediato, diretto da seguire, ed è un altro motivo per cui vi consiglio di leggere il libro. E poi è bellissimo fare il confronto col film, che nel frattempo io ho rivisto, quindi questa sta per diventare la mia terza recensione su Benedetta, e devo dire che l'ho trovato uno spaccato del Medioevo, a parte che poi ho sentito costumiste, esperti, storici dire che proprio è fatto bene, a parte la CGI, è fatto veramente bene, ma quello che mi ha colpito di più della seconda visione di Benedetta è come emerge appunto questa visione medievaleggiante di Paul Verhoeven. E la cosa affascinante è che, come vi ho detto, di questa donna sappiamo tantissimo, sappiamo molto più di Benedetta Carlini di quanto sappiamo di milioni e milioni di donne che sono vissute prima e dopo di lei per secoli. Eppure
è così lontana da noi nel tempo che coesistono insieme due visioni di quello che c'è dietro gli atti ufficiali, gli atti modesti che lei ha compiuto, molto diverse. Perché, momento gossip, in realtà Judice Brown e Polverone hanno scazzato a un certo punto perché lei non l'ha presa benissimo. Non ha preso benissimo l'adattamento di Polverone della sua, virgolette, storia. Diciamo che a partire da dati, dai dati processuali che abbiamo, loro creano due ritratti molto diversi di questa Benedetta Carlini. Ci sono due Benedette e entrambe riflettono molto le convinzioni personali di ciascuno. La Benedetta di Judice Brown si spinge quasi nel territorio della disforia. Lei la interpreta quasi come una proto-persona trans. Nel senso che più che il lesbismo, lei ci vede degli atteggiamenti di una persona che si riconosce in un modo di fare maschile. E associa le visioni di Benedetta, i miracoli di Benedetta, a disfunzioni, disturbi mentali, dato un po' dall'ambiente molto particolare in cui è cresciuta, un po' dall'educazione che manca del contatto con la realtà, vivendo comunque in un contesto agiato ed essendo molto improntata su una certa religiosità medievale, e un po' appunto da questo sistema di potere che lei riesce ad hackerare all'interno del convento. Polveroven dà un'interpretazione completamente diversa. Per Polveroven, lui gioca un po' sull'ambiguità, cioè Benedetta ci è o ci fa, ha veramente le visioni, ci crede o non ci crede. Secondo alcuni con cui ho visto il film, la sua risposta è palesemente no, nato fratrice. Io invece non credo sia così. Io credo che Polverove, cioè, innanzitutto punti molto alla sensualità e a un senso di fratellanza perduto e poi ritrovato femminile. È un film super femminista, Benedetta. E capisco che possa accarezzare contropelo chi lesbica lo è, questa visione, ma la trovo comunque interessante. Perché Polverhoven sì, è convinto che Benedetta sia lesbica, cancella tutta la parte del libro in cui viene detto a un certo punto dai detrattori di Benedetta che lei si faceva anche dei frati, degli uomini, ma il punto lì è sempre quello. È vero o erano dei detrattori? Perché abbiamo anche tante versioni della storia. Comunque, il punto di vista di Polverhoven è quello di una donna enigmatica, affascinante, sicuramente narcisista, sadica. E che ama il suo potere, ma al contempo è una donna che non conosce il mondo, è molto giovane e quindi ha degli atteggiamenti adolescenziali, per esempio le sue visioni sono fantasie erotiche di un adolescente, ma sono calate nel religioso perché è quello attraverso cui lei codifica tutto. È una visione sicuramente molto più improntata sul potere, su come le donne vengano considerate in serie B e come riescano a loro modo a riprendersi la voce, a riprendere il proprio posto nel mondo. E la cosa bella è che poi alla fine Polverhoven e Judith hanno fatto pace, hanno fatto anche insieme una conferenza che vi linko se ritrovo. Insomma, al di là di tutto, a parte che ormai ho parlato di Benedetta più di Said Ben Said, cioè uno dei principali finanziatori del film, ormai sono l'esperta di Benedetta e Polverhoven, se magari. Ci tengo tantissimo a consigliarvi questo libro, non perdetelo perché è veramente una chicca. Poi se amate Barbero, imperdibile. Atti modesti, Judice Brown. Buona lettura.